È arrivata violenta come previsto l'ondata di maltempo da allerta arancione annunciata nei giorni scorsi su tutta la regione. I venti di burrasca e le forti mareggiate hanno flagellato in particolare il litorale, dove sono fioccate le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nella notte i pompieri sono intervenuti in via Passo della Sentinella, all'Isola Sacra, dove un fiume d'acqua scorreva in strada e il nucleo sommozzatori ha recuperato alcune persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. Allagamenti anche all'idroscalo, sul fronte opposto della foce del Tevere, dove è crollata parte di una banchina di protezione e diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale. Il porto turistico è stato monitorato tutta la notte per garantire la sicurezza degli ormeggi. Un'onda è riuscita a scavalcare il muro di protezione trascinando in mare alcune colonnine elettriche. Sul lungomare di Ostia Ponente, oggetto dell'ennesimo intervento di ripascimento, le onde sono arrivate alla massicciata inghiottendo tutto ciò che hanno incontrato. Danni ingenti anche sul versante di Levante. La torretta di salvataggio del Curvone stamattina si presentava come una palafitta pendente e l'acqua ha raggiunto il parcheggio seminando devastazione. Poco distante, alla Lega Navale, le mareggiate hanno colpito le strutture e le imbarcazioni tirate in secco sulla spiaggia, lasciando un tappeto di schiuma. Fortunatamente ancora non si hanno notizie di crolli di alberature che abbiano provocato serie conseguenze. L'unico episodio significativo si è registrato in via Menzio, alle Terrazze del Presidente, dove un albero si è abbattuto su un cancello d'ingresso. Allagamenti e danni anche alla Dispoli, in particolare nella zona di Porto Pidocchio, con il mare che ha raggiunto la strada trascinando detriti e rifiuti.